sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci mostra la scena con cui inizia la vita pubblica di Gesù. Lui, che è il Figlio di Dio e il Messia, va sulle rive del fiume Giordano e si fa battezzare da Giovanni Battista. Dopo circa 30 anni vissuti nel nascondimento, Gesù non si presenta con qualche miracolo o salendo in cattedra per insegnare. Si mette in fila con il popolo che andava a ricevere il battesimo da Giovanni. L'inno liturgico di oggi dice che il popolo andava a farsi battezzare con l'anima e i piedi nudi. Umilmente, bello atteggiamento, con l'anima nuda e i piedi nudi. E Gesù condivide la sorte di noi peccatori, scende verso di noi, discende nel fiume come nella storia ferita dell'umanità, si immerge nelle nostre acque per risanarle e si immerge con noi, in mezzo a noi. Non sale al di sopra di noi, ma scende verso di noi, con l'anima nuda, con i piedi nudi come il popolo. Non va da solo, né con un gruppo eletti privilegiati. No, va con il popolo. Appartiene a quel popolo e va col popolo a farsi battezzare con quel popolo umile. Fermiamoci su un punto importante. Nel momento in cui Gesù riceve il battesimo, il testo dice che stava in preghiera. Ci fa bene contemplare questo. Gesù prega, ma come? Lui che è il Signore, il Figlio di Dio, prega come noi? Sì, Gesù, lo ripetono tante volte i Vangeli, passa molto tempo in preghiera. All'inizio di ogni giorno, spesso di notte, prima di prendere decisioni importanti, la sua preghiera è un dialogo, una relazione con il Padre. Così nel Vangelo di oggi possiamo vedere i due momenti della vita di Gesù. Da una parte scende con noi nelle acque di Giordano, dall'altra eleva lo sguardo e il cuore pregando il Padre. È un grande insegnamento per noi. Tutti siamo immersi nei problemi della vita e in tante situazioni intricate, chiamati ad affrontare momenti e scelte difficili che ci tirano in basso. Ma se non vogliamo restare schiacciati, abbiamo bisogno di elevare tutto verso l'alto. E questo lo fa proprio la preghiera, che non è una via di fuga. La preghiera non è un rito magico o una ripetizione di cantilene imparate a memoria. No, pregare è il modo per lasciare agire Dio in noi, per cogliere quello che Lui vuole comunicarci anche nelle situazioni più difficili. Pregare è per avere la forza di andare avanti. Tanta gente che non sente che non ce la fa e prega: Signore, dammi la forza di andare avanti. Anche noi tante volte lo abbiamo fatto. La preghiera ci aiuta perché ci unisce a Dio, ci apre all'incontro con Lui. Sì, la preghiera è la chiave che apre il cuore al Signore. E dialogare con Dio, ascoltare la sua parola e adorare, stare in silenzio affidandogli ciò che viviamo. E a volte è anche gridare con Lui come Giove, a volte è sfogarsi con Lui, gridare come Giove. Lui è Padre, Lui ci capisce bene, Lui mai si arrabbia con noi. E Gesù prega. La preghiera, per usare una bella immagine del Vangelo di oggi, apre il cielo. La preghiera apre il cielo, dà ossigeno alla vita, dà respiro anche in mezzo agli affanni e fa vedere le cose in modo più ampio. Soprattutto ci permette di fare la stessa esperienza di Gesù al Giordano, ci fa sentire figli amati dal Padre. Anche a noi, quando preghiamo, il Padre dice come Gesù nel Vangelo: tu sei mio figlio, tu sei l'amato. Questo nostro essere figli
è cominciato il giorno del battesimo che ci ha immersi in Cristo e, membri del popolo di Dio, ci ha fatto diventare figli amati del Padre. Non dimentichiamo la data del nostro battesimo. Se io domandassi adesso a ognuno di voi qual è la data del tuo battesimo, forse alcuni non lo ricordano. Questa è una cosa bella, ricordare la data del battesimo, perché è la nostra rinascita, il momento in quale siamo stati figli di Dio con Gesù. Quando tornerete a casa, se non lo sapete, domandate alla mamma, alla zia, alla nonna, al nonno: ma quando sono stato battezzato, battezzata? E imparare quella festa per festeggiarla, per ringraziare il Signore. E oggi, in questo momento, chiediamoci: come va la mia preghiera? Prego per abitudine? Prego contro voglia? Solo recitando delle formule? O la mia preghiera è l'incontro con Dio, io peccatore, sempre nel popolo di Dio, mai isolato? Coltivo l'umiltà con Dio, dialogo con Lui, ascolto la Sua parola? Tra tante cose che facciamo nella giornata, non sacrudiamo la preghiera. Dedichiamole tempo, usiamo brevi invocazioni da ripetere spesso, leggiamo il Vangelo ogni giorno. Ma la preghiera che apre il cielo. E ora rivolgiamo alla Madonna, Vergine orante, che ha fatto della sua vita un canto di lode a Dio. Angelus Domini, nunc est habet Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedita tu in mulieribus e benedito frutto venti tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedita tu in mulieribus e benedito frutto venti tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedita tu in mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Ut dignificamur promissioni tus Christi. Grazie a tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste scoppiate nei giorni scorsi in Kazakistan. Prego per loro e per i familiari e auspico che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune. Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna, Regina della Pace, Dios y Honorge. E saluto di cuore tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini italiani e dei vari paesi. In particolare saluto il gruppo di Frate Maggiore presso Napoli.
Questa mattina, come è consuetudine nella domenica del battesimo del Signore, ho battezzato alcuni bambini, figli di dipendenti vaticani. Desidero ora estendere la mia preghiera e la mia benedizione a tutti i neonati che hanno ricevuto e riceveranno il battesimo in questo periodo. Il Signore li benedica e la Madonna li protegga. E a tutti voi mi raccomando, imparate la data del vostro battesimo. Quando sono stato battezzato, questo non deve dimenticarlo e ricordare quel giorno come un giorno di festa. E a tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.